Ciao, sono la dottoressa Raffaella Tocci. Oggi ti voglio dare qualche consiglio per una dieta perfetta prima dell'estate. Allora, lo sappiamo, è arrivata la primavera e quindi con la primavera la voglia di avere un fisico tonico in vista dell'estate è il sogno di tutti. Benissimo, io ti voglio dare qualche semplice consiglio da poter utilizzare tutti i giorni e soprattutto vorrei renderti questo periodo di alimentazione attenta e meno stressante di quello che si potrebbe pensare. Allora, innanzitutto partiamo dai carboidrati, i famosi carboidrati, quindi pasta, pane, pizza. Allora, ricordati che i carboidrati non vanno del tutto eliminati dalla tua alimentazione. Ricorda di mangiare i carboidrati non tutti i giorni, semplicemente di associarli all'assunzione anche di frutta e verdure. È il consiglio che ti posso dare. Cerca di non mangiare mai da solo o da sola, semplicemente perché molto spesso quando si mangia soli si tende ad ingrassare di più, perché probabilmente si mangia velocemente oppure si tende a mangiare di più. Invece mangiando in compagnia, tra una chiacchiera e l'altra, si tende a mangiare di meno. Ricordati che i pasti vanno comunque consumati sempre seduta o seduto, mai in fretta, mai in piedi, mai lavorando. Concediti sempre una pausa anche di mezz'ora per assaporare il tuo pranzo o la tua cena. La frutta va mangiata lontano dai pasti. Un buon trucchetto è quello di mangiare un po' di frutta mezz'ora o 20 minuti prima del pasto e di bere 2 bicchieri d'acqua. In questa maniera la frutta ti darà un po' di sensazione di sazietà, tenderai quindi a mangiare di meno il pasto principale. Ricordati, essenziale di bere tanto. Si beve tanto perché si va incontro al caldo e l'acqua è un elemento importantissimo per la nostra alimentazione sana. Ricordati che è buona abitudine bere dagli 8 ai 10 bicchieri di acqua al giorno. Sì, a un bicchiere di vino rosso a tavola, non di più, un bicchiere per ogni pasto. E questo perché il vino contiene anche degli importanti elementi come il rame, che aiutano la metabolizzazione del cibo. Ricordati di associare ad un'alimentazione corretta un po' di attività fisica. Va benissimo una passeggiata veloce, ottimo il nuoto, buone anche come attività sia lo yoga e sia il pilates. Mi raccomando, tieni sotto controllo gli zuccheri, tenta di bere per esempio il caffè amaro o proprio lì dove non riesci a fare a meno dello zucchero, sostituiscilo con il miele. Questi sono dei semplici consigli che ti possono essere utili e non ti faranno stancare, non ti faranno demoralizzare. Quindi tenta di seguirli e ricorda sempre che per una dieta ben equilibrata non devi mai dimenticare di mangiare legumi 3 volte alla settimana almeno e di arricchire l'alimentazione soprattutto di frutta e verdura di stagione. Quella non deve mai mancare nella tua alimentazione. E spero che questi semplici consigli ti possano essere utili. Se hai qualche domanda da farmi, scrivimi pure o mettimi mi piace. Ti ringrazio.